tema, diciamo così, è l'incontro. Cioè le bande interagiscono e dialogano con stili musicali diversi da loro. Ecco, questo cortocircuito stilistico, se così lo possiamo chiamare, ha generato delle manifestazioni musicali veramente straordinarie. Basta vedere, diciamo, il cartellone per accorgersi che appunto Vinicio Capossela interagirà con la banda della Posta di Calitri, oppure ancora il 6 agosto le bande di strada, quindi un frullato di bande, come mi piace chiamarlo, che tutte quante, diciamo, interagiscono insieme lungo le vie principali del paese, alcune di esse davvero molto importanti a livello nazionale. Bande a Food, che quest'anno si terrà a Casa L'Abate, e anche lì raddoppieremo la giornata delle bande di strada, cioè la serata del 9 avremo altre 10 bande di strada, queste però tutte salentine e pugliesi, quindi il 6 nazionali, il 9 salentine e pugliesi. Avremo l'11 un progetto in prima mondiale che si chiama Cabatronics e che vedrà interagire la fanfara di Tirana con i Trans Global Underground e con due grandi musicisti albanesi che risiedono in Salento da diversi anni, cioè Redi Asa e Admir Skurtei. Per concludere l'11 agosto con il progetto Band Dervish, cioè il Radio Dervish, che si incontrano la banda di San Nicandro di Bari. Insomma, un programma molto nutrito. Noi abbiamo ritenuto che accanto a Banda a Sud ci dovesse essere un momento di esaltazione anche della cucina territoriale, quindi della bellezza del nostro territorio e dei nostri prodotti. Abbiamo abbinato questa manifestazione Banda a Food, che è un momento un po' per fare sintesi sulla dieta mediterranea, sui prodotti della nostra terra, sulla qualità delle nostre aziende che sono di assoluta eccellenza. Penso al mondo degli oli e del vino, della pasta, della trasformazione dei prodotti agricoli. E da presidente del GAL la soddisfazione di avere portato questo evento anche a Casa L'Abate, che è una terra di confine non solo con la provincia di Brindisi, ma soprattutto un territorio dei comuni di Trepuzzi e di Squinzano. Quello che facciamo è che questa manifestazione costituisca un trampolino di lancio per le nostre aziende e per il nostro territorio, perché questo è un territorio di eccellenza che merita attenzione e noi dobbiamo esaltare le capacità e la forza che questo territorio già ha. Credo che sia un elemento straordinario quello di poter coniugare cultura, spettacolo, turismo, difesa del territorio, ma anche aiutare le nostre aziende che sono così importanti ad meglio avere una platea più ampia. E questo è anche un obiettivo fondamentale, perché se anche la filiera enogastronomica riuscirà ad incontrare tantissima gente, avendo anche una offerta straordinaria, il programma di quest'anno un'offerta straordinaria con ingresso libero, e quindi è possibile anche avere tanta gente che può sicuramente aiutare il nostro territorio ad avere quella marcia in più per poter uscire dalla crisi, che tutta la possibilità di poter offrire un'offerta culturale importante, ma anche nello stesso tempo di mettere a disposizione dei prodotti enogastronomici straordinari. Basta pensare a quello che forse noi non abbiamo ancora puntato con forza, quello della dieta mediterranea, tra l'altro dichiarata dall'UNESCO bene immateriale. Se noi riusciremo anche attraverso Bande a Sud e Bande a Food a realizzare questa sintesi, probabilmente avremo realizzato una straordinaria occasione di sviluppo per il nostro territorio. Con Squinzano abbiamo una sorta di gemellaggio di fatto, perché dobbiamo insieme gestire una marina, che è la marina di Casa L'Abate, che abbiamo
da 2 anni. E la dimensione non può essere quella di un singolo comune, sarebbe ben poca cosa. Noi ragioniamo come Salento, come Nord Salento. Bande a Sud sicuramente è l'occasione perché ci sia nel Nord Salento un grande evento culturale che ci accomuna, partendo da una cosa importante che sono le bande. Peraltro Squinzano, per quanto riguarda le bande, ha una storia importantissima, forse più di ogni altro paese. Ci troviamo intorno ad una cultura popolare, l'espressione della cultura popolare che ci accomuna e che ci appartiene. Noi abbiamo questa, più che questa marina, questa grande responsabilità. E circa 2 anni fa abbiamo intrapreso questo percorso, abbiamo questa marina che noi in ogni modo stiamo cercando di qualificare, sia dal punto di vista culturale, oltre che anche dal punto di vista pratico, perché la battaglia è vinta se c'è la partecipazione dei nostri concittadini, altrimenti senza la loro collaborazione è persa. Quindi io ringrazio il GAL, ma così come ringrazio il Comune di Trepuzzi, che di questa iniziativa che hanno voluto portare anche a Casa d'Abate nel territorio non soltanto di Trepuzzi ma anche di Squinzano, quindi avendo la concezione giusta della marina, effettivamente interpretano in modo giusto la vocazione dell'amministratore, e quindi sono certo che attraverso questo cartellone, che è un cartellone di qualità, in quei 3 giorni, ci saranno veramente 3 giorni di grande divertimento e di grande serenità, oltre che di rilassamento.